Buongiorno, grazie di questa opportunità. Volevo innanzitutto ringraziarvi per il lavoro splendido che state facendo. Ho riscontri da ogni dove di apprezzamento per tutto ciò che state facendo, per la professionalità, per la disponibilità, per i rapporti di collaborazione che avete costruito, per i risultati che state raggiungendo, e voglio anche ringraziarvi perché sono consapevole che siete chiamati ad operare in un contesto veramente difficile, in un'emergenza che è francamente inedita per tutti noi. Stiamo vivendo un'emergenza e siamo il primo paese, diciamo, ad antica tradizione democratica che si sta confrontando con questa emergenza, con i limiti alla nostra socialità che questa emergenza ci ha posto di fronte. Come difesa abbiamo risposto a questa situazione di emergenza, cercando di prendere atto della situazione nella quale il paese si trova e immaginando tutto ciò che la difesa può fare in questo momento. Qualcuno ha parlato di una situazione di guerra, una guerra contro un nemico invisibile che è il coronavirus, però una guerra alla quale la difesa non poteva certamente non partecipare con tutto il suo carico di competenza, di professionalità, di capacità, di mobilitazione che è avvenuto, che sta avvenendo, che avverrà ancora. Quindi il mio incontro con voi di oggi è un incontro che simbolicamente attraverso voi voglio ringraziare tutti quelli, tutto il personale della difesa che sta lavorando con grande impegno e incessantemente in questa emergenza. Dall'altro lato anche di parlare con voi che siete, diciamo, al fronte di questa battaglia, conoscere da voi, anche se quotidianamente, come potete immaginare, mi viene riportato il quadro delle situazioni, ma ecco, sentire da voi direttamente, dalla vostra voce, dalla vostra esperienza, qual è la situazione in questo momento, quali sono i problemi che state affrontando, i risultati che avete raggiunto, perché mi interessa saperlo anche per esercitare il meglio la mia funzione, per assumere le decisioni ulteriori che dovranno essere assunte anche alla luce delle cose che voi mi dite oggi. Il personale sanitario si sta veramente impegnando al massimo, sta mettendo il cuore e cerca, ecco, diciamo, di assistere, ma anche di coccolarmi. Abbiamo un'ottima sinergia con l'ospedale civile, davvero una collaborazione ottima. Noi abbiamo già cominciato, ieri ad oggi abbiamo 12 pazienti all'interno dell'ospedale da campo. Noi ci siamo subito integrati, abbiamo fatto qualche giorno di affiancamento solo per una questione di capire e conoscere la burocrazia, l'utilizzo dei software che cambia da ospedale a ospedale.